Eccoci qua, siamo rientrati in studio Radio Yes 99.8, la radio della città di Roma. E per parlare dei problemi di Roma, momenti un po' convulsi, abbiamo il direttore del quotidiano Free Press 5 giorni, Giuliano Longo. Buongiorno e grazie. Buongiorno a te, Francesco, buongiorno. Sì, effettivamente la situazione è confusa, molto confusa, perché la logica vorrebbe che almeno per la regione si andasse al più presto al voto. In fondo c'è un decreto che lo prevede, ci sono delle interpretazioni varie, magari talora un po' capziose. Resta il fatto che Renata Polverini, che ha la responsabilità istituzionale di portarci a votare, non lo fa. Ora qui evidentemente c'è, non voglio fare discorsi di parte, però indubbiamente c'è un'interpretazione giuridica relativa a problemi formali, quali il numero dei collegi in vista del titolo 5 che abolisce le province, il problema del numero dei consiglieri, certo, sì. Sono tutti problemi effettivamente veri che possono inondare di carte le stanze degli avvocati. Ma qui il problema è politico e anche il riferimento che tu probabilmente hai vissuto meglio di me all'esperienza Marrazzo-Montino. Cioè che non c'entra nulla comunque. Non ha niente a che vedere, ci fu un accordo politico per porre termine alla legislatura e su quello poi si lavorò. Il problema oggi è che l'attuale presidente continua a lavorare come se nulla fosse, quindi fino ad oggi credo che siano stati messi 53 circa delibere di giunta per un ammontare di 85 milioni. A questo punto sorge il sospetto, cioè di un uso non illecito per carità, ma di un uso strumentale di questo periodo, da un lato per sistemare delle partite che magari sono anche importanti, ma dall'altro è indice della necessità da parte del centrodestra, che in questo momento è davvero in stato confusionale, non lo dico, ripeto, per parte, ma si legge e si vede dappertutto, di guadagnare tempo quantomeno per proporre un candidato credibile. Sta diventando quasi un rischio per il centrosinistra quella di non avere un avversario, perché a livello nazionale la situazione è ancor più drammatica, cioè chi invoca rottamazioni, chi propone nuovi partiti, movimenti, è una cosa, devo dire, quasi triste di come si è sciolto questo PDL. A livello locale c'è una regione che è venuta giù, in una settimana è sbriciolato un assetto e una esperienza politica. E devo dire poi, registro che ogni giorno che passa la Presidente Polverini e alcuni esponenti della Regione sono oggetto di attenzioni che ne mostrano ancor più i limiti. A livello locale, Roma, addirittura la faida all'interno della PDL fa sì che si rischia di non approvare il bilancio. Anche la questione del bilancio. La questione del bilancio è molto semplice, da quello che abbiamo potuto verificare. Il problema è che continua a mancare il numero legale, perché un certo numero di consiglieri della maggioranza, che probabilmente sono convinti che non verranno più eletti, disertano spesso l'aula facendo mancare il numero legale. Non c'è un'opposizione, diciamo, ostruzionistica da parte del PDI e delle altre forze di opposizione, non c'è in questo momento. Il problema è proprio che manca il numero legale per questa ragione e comunque perché questa fase di assestamento, chiamiamolo assestamento per non dire confusione, del PDL grava anche sull'istituzione comunale. Quindi il problema è grosso, enorme. Il proporre il day, del giorno che unifichi l'Action Day, ecco, chiamano così, ma potrebbe, che viene poi ammantato con una serie di giustificazioni, di risparmi, di convenienza, eccetera, è una gran bufala, perché nella sostanza puoi tenere una regione ancora 4-5 mesi ingovernabile nella sostanza, governabile di fatto, ma perché Alemanno probabilmente ha intenzione di andare alle urne nel momento in cui ci saranno anche le regionali. No, a me sembra che qui comincia a mancare veramente, forse un po' da parte di tutti, il senso delle istituzioni che fra l'altro
sono già discreditate con questa ondata di antipolitica ormai sempre montante. Il cittadino non comprende, il cittadino non si rende conto, il cittadino ne ha di massima, può decidere se andare a votare o meno, ma comunque sarebbe una scelta chiara. Certo. Si va a votare, se Alemanno decide di anticipare di qualche mese la fine della sua sindacatura, ben venga, poi chi vota vota, chi non vota non vota, pazienza, dai quantomeno una stabilità alle istituzioni. Questo senza esprimere giudizi di merito. Questa è una crisi nel Lazio, ma non solo, ma comunque nel Lazio in modo particolare, perché la Lombardia è un altro ragionamento, paragonare la possibilità che ha la Lombardia, secondo Formigoni, di andare a votare in 45 giorni o entro 90 con uno statuto completamente diverso è fallace, cioè non c'è. Certo, certo. Qui invece il problema è di discredito delle istituzioni. Senti una cosa, Giuliano, questi appelli ripetuti di Alemanno che come dire, si fa promotore di un'istanza di rinnovamento, quanto possono essere credibili rispetto a un'esperienza amministrativa sicuramente negativa, se solo si pensa agli scandali, Parentopoli, l'Eur, le situazioni amministrative, come proprio si è governata questa città? Come si può candidare uno come Alemanno a un azzeramento? Dice azzeriamo e propone nel suo blog tutto un ragionamento, insomma, che i numeri per fare tutto questo mi sembra che non li abbia. No, lui come forza nazionale vale ben poco, ha pochi seguaci anche a livello parlamentare, ma sai, ormai è invalsa la moda dei rottamatori che spuntano ormai da tutte le parti, come al nord, come al sud, e questa moda dovrebbe dare, pensano i soggetti interessati, che dia una visibilità mediatica, ma di fatto il problema vero del Lazio e di Roma in particolare è la forza che hanno gli extraennini anche rispetto a Forza Italia, e in questo scontro si va consumando anche la sindacatura, in questa confusione si vanno consumando anche le istituzioni. Che credibilità lui abbia o meno, beh, sai, Alemanno è un osso duro, è un combattente, ha una rete di relazioni anche significative, ha soldi indubbiamente per gestire una campagna elettorale. E poi parliamoci chiaro, il fatto che Nicola Zingaretti abbia optato per la regione ha creato anche un problema enorme di confusione, io uso pure questo termine, dall'altra parte, perché oggi noi ci troviamo a Roma ad adottare un criterio democratico unico fra i partiti nel nostro paese delle primarie, tra l'altro discutibile dal punto di vista del metodo per come viene organizzato, addirittura con ci avviciniamo ormai alla decina di candidati. Sì, ma laddove, secondo te qual è il coniglio che sta nel cappello e uscirà all'ultimo ma minuto? Ma se ne dicono di tutti i colori, un giorno è Gasbarra che poi rinuncia, l'altro giorno è Gentiloni, Sassoli che si promuove da solo, Marroni che è il capogruppo, espressione comunque di un consiglio, di una parte del consiglio dell'opposizione che comunque in questi anni ha lavorato. Poi abbiamo c'è anche Adinolfi, la Pestipino, che è un nostro anchorman qui a Radio Yes. No, ma io sono convinto che tutti abbiano i numeri, chi più chi meno, ma qual è il problema? Che evidentemente rispetto alla concezione tradizionale dei partiti manca una guida. Anche perché il partito nazionalmente a sua volta è impegnato in durissime primarie, addirittura con il pericolo per Bersani o la parte avversa che possa prevalere un Renzi, aprendo una stagione di incertezza per il PD estremamente, estremamente pericolosa a mio avviso. Quindi io, valutando obiettivamente la situazione, giudico che questa confusione, questo conflitto, che poi è frutto della crisi della Seconda Repubblica in sostanza, finisca veramente per nuocere alle istituzioni che hanno guidato questa regione, e quindi sia estremamente dannoso e pericoloso poi per la vita di noi cittadini comuni ogni giorno, dai trasporti all'immondizia, al problema dei rifiuti, cioè tutte partite vitali per una città e per la nostra esistenza che rimangono lì sospese in attesa che si chiarisca, non si capisce bene cosa. E questo è preoccupante. Esatto, è preoccupante ed è il segno che la politica non ha proprio capito che da parte degli elettori, da parte dei cittadini, sono proprio questi comportamenti
che vengono respinti e criticati aspramente, tant'è che questi comportamenti, non altro, stanno portando Grillo a percentuali incredibili, insomma. Il che renderà ancora più ingovernabile il prossimo Parlamento. Esatto. E quando tu mi parli di 100-120 neodeputati, esatto, che fanno riferimento a 5 Stelle con le posizioni che hanno, dall'uscita dell'euro al blocco di tutti i termovalorizzatori d'Italia, eccetera, 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 tu renderai questo Parlamento ingovernabile. Ma l'ultima considerazione, se mi lasci un secondo. Come no? È questa. Io non credo che, chiamiamola classe politica per intenderci, anche se è un termine che non, cioè dove tutti i gatti sono pigi, e non è così. Io ho l'impressione che questo siano ben coscienti della situazione e siano anche ben coscienti di questa agonia che sta travolgendo il sistema politico. Però anziché arrivare ad una riflessione collettiva, comune, alta, ci si arrocchi su quelle che sono le posizioni di potere, come a mantenere i brandelli di una Repubblica che ormai si va logorando, sì, di una Seconda Repubblica che è già logorata pesantemente. Mm-hmm. E questo significa una mancanza di insensibilità, perché proprio in questi decenni si è trasformato il modo di fare politica. Dopo le grandi utopie siamo al grande arraffa arraffa, sì, senza pietà e senza considerazione. Che non produce nulla, infatti. Certo. Va bene, grazie Giuliano, alla prossima. Grazie a te e grazie agli ascoltatori. Giuliano Longo, direttore del quotidiano Free Press, 5 giorni.